Premesso che, con provvedimento datato 20 marzo 2017, l'ENAC ha revocato l'aggiudicazione della gara per la gestione dell'aeroporto di Forlì alla società Air Romagna, in quanto non si sono mai consolidate le condizioni necessarie per l'affidamento della gestione dello scalo. Le indicazioni provenienti dalla Regione Emilia-Romagna, per voce del suo assessore, sono che il dibattito si potrà fare solo quando ci sarà un interlocutore vero. Sono giunte ultimamente manifestazioni di interesse da associazioni di categoria romagnole, in particolare Confcommercio, sull'utilità dell'infrastruttura aeroportuale per lo sviluppo del turismo dell'area vasta romagnola. Sono giunte inoltre anche manifestazioni e idee da cittadini riguardo destinazioni alternative ed altrettanto dignitose che non prevedono l'apertura dell'infrastruttura ai voli. I dipendenti dell'aeroporto chiedono da tempo alle istituzioni, alle forze imprenditoriali e a chiunque fosse interessato di prodigarsi affinché possa riprendere l'attività del sito aeroportuale. Considerato che l'area dell'aeroporto è un patrimonio pubblico da recuperare e valorizzare, ma oggi versa purtroppo in una situazione di degrado e abbandono, fateci un giro, dopo il fallimento degli ultimi due tentativi di gestione dell'aeroporto, il fallimento di SEAF e la revoca della concessione a Valcom, segnali di una evidente e sconcertante mancanza di idee e di soluzioni. Il Movimento 5 Stelle ritiene un rilancio dello scalo aeroportuale possibile solo a patto che sia autosufficiente, che l'assegnazione della gestione vada a privati ed a costo zero per le casse del Comune. Un utilizzo economico e sostenibile della struttura aeroportuale può essere reso possibile solo in sinergia con l'appoggio e la regia dell'aeroporto Marconi di Bologna, sul modello della gestione degli aeroporti veneti. Il programma elettorale del Movimento 5 Stelle prevede che nel caso in cui il Comune avesse perso la possibilità di intraprendere una politica di rilancio della struttura, la decisione sul destino dei ridotti sarebbe stata presa dopo un'opportuna consultazione popolare. Considerato che il dibattito in corso nella comunità locale, ampiamente riportato nei media locali, è di estrema attualità, le proposte sono molteplici e adesso va consentito un adeguato confronto per raggiungere un indirizzo politico realmente condiviso. La Regione Emilia-Romagna, con la legge 3 del 2010, mette a disposizione uno strumento per promuovere il diritto alla partecipazione attiva dei cittadini e all'elaborazione delle politiche locali, offrendo alla comunità un sostegno per i processi partecipativi. E in allegato a questo question time abbiamo anche messo una proposta preliminare riferibile al bando della legge regionale 3/2010, ovviamente questo è in scadenza il 29 maggio, prossimo 21, per cui è un bando irraggiungibile, ma è comunque un modus per provare a mettere in piedi qualcosa che noi il sindaco avevamo definito il famoso piano B, se si ricorda, glielo diciamo ormai da più di un anno, in modo da fornire una bozza di progetto. Interroghiamo il sindaco Davide Drei al fine di conoscere se vede con favore ed è disponibile a valutare e sostenere un processo partecipativo, così come dalla legge 3/2010 della Regione Emilia-Romagna, per stabilire assieme ai cittadini e ai portatori di interesse le future finalità e destinazioni d'uso dell'aeroporto. Grazie. Grazie consigliere, risponde il sindaco. Sì, grazie. Ma io evidentemente vedo con favore in generale i temi di processi partecipativi, favoriti o meno da normative, che evidentemente però possono essere realizzati e applicabili su beni disponibili da parte dell'amministrazione comunale o da parte comunque della comunità locale. Quindi ci sono due limiti particolarmente importanti per attivare un processo partecipativo che riguarda il nostro aeroporto. Il primo relativamente a chi è titolare di questo bene. Il titolare di questo bene sono enti governativi e quindi con loro bisognerà fare i conti rispetto a quella che è la volontà e la destinazione futura. Quindi attivare un complesso, per quanto interessante, processo partecipativo che poi non dovesse portare a una decisione in questo senso genererebbe delle aspettative che poi non vengono di fatto soddisfatte. Secondo motivo, che invece è nel merito, io l'ho già detto anche in un'altra occasione, è che per quanto mi riguarda non esiste un piano B, c'è solo un piano A, quello della riattivazione dell'aeroporto. Altre destinazioni d'uso sostenibili non sono in questo momento all'ordine del giorno e credo che invece dobbiamo lavorare sia come parti politiche, sia come parti sociali e di rappresentanza delle associazioni imprenditoriali nel territorio, per andare nell'unica direzione del valorizzare un'infrastruttura che da decenni è destinata
destinataria di investimenti e quindi deve essere messa nelle condizioni di ritornare all'interno della rete delle infrastrutture aeroportuali della nostra regione. In questo senso si sta di fatto lavorando rispetto al Ministero dei Trasporti, ad ENAC e con la Regione per concludere il procedimento della revoca dell'attuale concessione a chi è stato l'inadempiente gestore in questi anni e di attivare il prima possibile il bando per chi invece come privato si candiderà alla gestione. Dall'altra parte io credo che il processo da stimolare sia quello partecipativo, ma una partecipazione che significa investimenti finanziari per individuare quel soggetto, questa volta con le spalle capaci di prendere in gestione la nostra infrastruttura e poterla rilanciare all'interno dello spazio commerciale aeronautico. Grazie Sindaco. Consigliere Benini. Mi dispiace, ma sono completamente insoddisfatto, ma non tanto per il processo partecipativo in sé, che è un processo che noi con il Movimento 5 Stelle cerchiamo sempre di mettere in piedi ogni qualvolta prendiamo delle decisioni, ma è proprio per il non considerare il piano B, cioè questa ostinazione a non applicare il buon senso del padre di famiglia nella pubblica amministrazione ci riporterà a breve a dover affrontare di nuovo, io spero di no, non voglio fare l'uccello del maleaugurio, ma ci porterà ad essere impreparati quando succederà di nuovo che un gestore prenderà il bando e lo vincerà per farne un giochino di alta finanza, come è successo con Alcomb, perché lo sappiamo tutti cosa è successo. C'è stato un tentativo di vendere, comprare a 10 e vendere a 100, se non a 1000. Sa benissimo anche lei, Sindaco. Quindi io, se fossi in lei, applicherei il buon senso del padre di famiglia e cercherei di essere già pronto subito con gli enti governativi ad avere sulle mani e per poterglielo far pesare una decisione che hanno preso i cittadini di Forlì e non attraverso la sua rappresentanza, ovviamente con tutto il rispetto per la sua rappresentanza, ma proprio per voce loro, per decisione loro, di un processo partecipativo che in altri comuni dell'Emilia Romagna qualcuno prova a istituire. Magari se fossimo come comune di Forlì in grado di istituire un processo partecipativo di questo livello, qualcosa potrebbe significare. Io penso che a volte, come mi hanno insegnato in Marina Militare, osare sempre, per cui magari bisognerebbe osare questa volta, non fermarsi a dire vabbè, vediamo come va il piano A. Io le consiglio di farsi il piano B, signor Senatore.